mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola di Dio, così pregnante di sapienza dello Spirito, Gesù ce la consegna con estrema semplicità, pura, trasparente, non è un'algebra, è la luce che viene dal Signore e arriva fino a noi. Sembra che sia tanto difficile quando siamo lontani, quando invece incominciamo a praticare la religione, gli atti di pietà, la pazienza, l'amore per il Signore e per il prossimo, allora non solo ci riesce facile capirla, ma troviamo che corrisponde come la fotografia fatta bene alla persona. Noi fotografiamo il Signore con queste parole. Gesù dice una cosa che interessa ognuno di noi: stai facendo del bene, ti sei rivestito della corazza della giustizia per combattere ogni forma di egoismo, di sopraffazione, no? Tutti quei vizi che rimbalzano nella società. Non hai fatto ancora niente. Hai fatto il tuo dovere. Nessuno si deve vantare del bene che fa, perché noi riceviamo dal Signore molto di più di quello che facciamo. Tra poco, se il tempo è bello, uscirà il sole, ce l'ha messo il Signore. Tu, questa terra fatta di terra, di creta, di pietre, di piante, Dio ha messo l'uomo, immagine perfetta di lui, l'ha voluto così. E allora dice Gesù: non ti vantare di niente, fai tutto quello che devi fare e vedrai che le benedizioni del Signore saranno su di te. Non andare a scalpitare, a protestare, a ribellarti contro Dio perché qualcosa non ha funzionato come volevi tu. Ma pensa invece quante cose buone tu puoi fare, e senza fede non capiresti, non le vedresti. Quando il Signore ti illumina dentro, allora incominci a vedere anche fuori. Ti pare finalmente che sei nella luce, e ci sei nella luce. Non è una fantasia, un'illusione.
Dio non illude nessuno. Anzi, per rimediare ai nostri errori, al nostro peccato, ha dovuto sacrificare il figlio suo. Ecco, il punto di partenza di ogni riconoscenza, di ogni gratitudine e anche della stessa adorazione verso Dio deve venire da lì. Signore, sei stato buono perché mi hai creato. Sei stato tanto buono perché mi hai redento dal peccato, mi hai salvato, mi hai dato il figlio tuo Gesù Cristo, me l'hai dato come fratello, come amico. E noi lo amiamo veramente il Signore. Quando San Paolo sta insegnando queste cose che io vi sto dicendo al suo discepolo Tito, fatto vescovo, prende in esame la famiglia che si è convertita a Gesù Cristo e incomincia i doveri dei genitori, il padre sia così, la madre sia così, i figli siano così. Tu che devi essere il loro maestro, devi dare l'esempio così. Allora regna Gesù Cristo, allora potete sperare non solo nella misericordia di Dio per salvare l'anima, ma in quella pace cristiana che vi trasforma e vi fa sentire la gioia di credere. La gioia di credere, la gioia della fede è una gioia tutta speciale e vi accompagna, vi riempie, vi consola, vi dà forza anche in mezzo alle tribolazioni, alle contrarietà, alle ingiustizie, alle critiche. Voi sentite che è come una bella statua di bronzo forte che sta lì, può soffiare il vento, può venire la grandine, ma là e là rimane. Questa è la forza di Dio. Oggi celebriamo la festa del Beato Giovanni di Scoto. Nasce in Inghilterra, Scoto, la Scozia, la parte settentrionale dell'Inghilterra. Quest'uomo da piccolo viene educato alla fede, ha uno zio, il frate francescano, che lo introduce alla vita francescana. Lui apprende, studia, ama molto approfondire il Vangelo e la spiritualità di San Francesco, e ha più o meno 15 anni, entra nella comunità francescana, studia, si prepara con tutta quella serie di regole, di discipline che costituiscono il fondamento della nostra vita francescana, è felice di farlo e frequenta la scuola che è lì di solito le migliori scuole erano i monasteri e lui infatti frequenta il monastero. Poi però si avvicina a San Francesco e a 21 anni più o meno, era il giorno di Natale, deve fare la professione religiosa, si deve consacrare al Signore. Felice di questo, si raccoglie in preghiera e gli appare Gesù bambino che gli sorride, gli si mette tra le braccia e lui si innamora di Gesù bambino e da quel momento diventa uno studioso attento dell'incarnazione di Gesù, cioè approfondisce questo dogma della fede cristiana. Il Verbo di Dio si è rivestito della carne per noi e di conseguenza studia a fondo tutta la teologia mariana, la Madonna, i privilegi della Madonna, le virtù, la santità della Madonna. E queste due verità fondamentali lo portano ad essere un grande maestro nelle più celebri università dell'Europa, Francia, Italia, Inghilterra e Germania, anzi soprattutto a Colonia, dimostra queste tesi in pubblico
in un modo brillante, però ci sono gli invidiosi, come al solito, che lo accusano, che lui è un eretico, perché non era ancora dichiarato il dogma dell'Immacolata Concezione. Poi finalmente il Papa lo chiama, questa dimostrazione diventa ufficiale, viene appunto riconosciuto pubblicamente come la Madre di Dio deve essere immacolata perché deve portare nel seno il Figlio di Dio. Per noi adesso queste verità sono ben chiare, sono scontate per chi si interessa, un po' per gli addetti ai lavori, però allora, sai, i teologi si divertivano, forse uso un verbo sbagliato, comunque così, ognuno voleva essere il più bravo. Per essere bravi in questa materia bisogna essere molto profondi e molto pii. La pietà, l'amore ti deve portare a scoprire la verità. Tant'è che lui è chiamato il dottore sottile per questa capacità di penetrare nelle verità. Quando Giovanni Paolo II, ora santo, lo ha dichiarato beato nel 98, ha detto: noi a lui dobbiamo questo approfondimento dello studio sul Verbo incarnato e su Maria Immacolata. Gli ha riconosciuto proprio questo merito, che ora il dogma di fede dell'Immacolata è stato dichiarato nel 854, poi nel 58 la Madonna a Lourdes l'ha confermato con la sua apparizione. Io sono l'Immacolata Concezione. E il parroco, quando ha sentito pronunciare queste parole da Bernadette, ha detto: ma tu capisci che significa? No, io non lo capisco. Lei mi ha detto così e io ti riferisco così. È la Madonna stessa che viene come a dimostrare la sua compiacenza, perché lo studio della teologia e della Bibbia ci porta sempre più vicino al Signore. E questo è lo scopo per cui noi non ci dobbiamo scoraggiare se qualcosa non va secondo i nostri desideri, e neanche ci dobbiamo scoraggiare quanto i nostri difetti, le nostre mancanze, la nostra indisciplina spirituale ci tiene un po' lontani dal Signore. Ricominciamo da capo ogni giorno e andiamo nella luce, perché alla luce dobbiamo arrivare. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Beato Giovanni d'un scoto. Dal seno della mamma succhi il latte, negli occhi c'è dipinto tutto il verde dei folti boschi e dei ridenti prati. Oh, tu contempli già l'Immacolata, sarai cantor del Verbo incarnato nel seno di Maria Immacolata. Francesco l'ha scelta con quel titolo, qual patrona dell'ordine serafico. Fanciullo, tu guidavi il mito gregge nei rigogliosi pascoli di Scozia. I monasteri subito cercasti. Milrose e Dryburgh t'aprono le porte. Poi giungono i figli di Francesco. Il padre Elia, tuo zio, garantì. Per questo entrasti appena quindicenne nella gloriosa schiera francescana. Filosofia, mistica e preghiera, digiuno, penitenza e sacri studi, diventi la colonna del sapere di cui si vanta l'ordine e la Chiesa. Tu godi le visioni del bambino e della madre sua Maria Santissima. Gesù bambino appar fra le tue braccia nel mentre ti prepari a professare. A 25 anni sacerdote, contempi fra le mani il sacramento, con la struggente brama lo ricevi, con tanta commozione lo dispensi. A Parigi la cattedra t'aspetta, la fedeltà ti costa poi l'esilio.
cessata la bufera nella chiesa, riprendi il tuo brillante insegnamento. Or, mentre nella chiesa predicavi, di santo ardore acceso e mente e cuore, tu rimanesti in estasi rapito fra lo stupore e gioia dei fedeli. Raccolta è tutta l'università, c'è l'accademia intera ad ascoltare. Tu parli di Maria Immacolata. Lì scoppia il grande applauso, il ciel sorride. 8 novembre 1308, Giovanni Dun lo Scoto vola in cielo. I confratelli in lacrime l'assistono, pregando lo presentano al Signore. Lì, a Colonia, sulla pietra è scritto «Scozia me genuit, Anglia me suscepit, Gallia me docuit, Colonia me tenet. Qui dormi, canta in ciel Gesù